siamo con Gilda Buttà finalmente qui a Tinderi dopo 15 anni d'attesa. Esattamente, ma 15, 16, 14, ho perso il conto, ma però ne vale la pena ogni volta per ritornare. Ci avete proposto un album contaminato un po' da, quindi tango, classica e jazz. Infatti è diventato un acronimo, il titolo del disco è diventato per colpa di Luca Mincini un acronimo, CLATJA, Classico Tango Jazz. Sapevamo come nominarlo, come sono di musica qua in Sicilia. È diventato questo CLATJA che suonava bene, cioè aveva questo senso carino di suono, di ritmo. Ed era un disco di ormai qualche anno fa, mai proposto fino in fondo live. Per cui mi ha pensato proprio di fare questo qua a Tinder, secondo me era anche giusto, il suono giusto, l'atmosfera giusta con due grandissimi musicisti come Roberto Gatto e Luca Bungarelli. I due artisti quindi saranno rimasti sorpresi dal panorama. Roberto aveva già suonato più volte qui a Roberto Gatto a Tinder in passato, non si ricorda bene con chi e cosa, ma perché devo dire Roberto è il batterista più ricercato d'Europa. E Luca invece non c'era, Bulgarelli non c'era mai stato ed è rimasto sorpreso dall'acustica, dal luogo, dalla posizione geografica. A parte che lui è innamorato della Sicilia, quindi. Luca Pincini l'abbiamo già visto svariate volte in questi anni, per fortuna, con grande successo suo. Come mai non abbiamo visto invece Gilda Buttà qua a Tindari per così tanti anni? Posso dire una cosa? Non me l'hanno chiesto, quindi Questa è una grave molto colpa. semplice. È inutile dire una bugia, non è la verità, ma non è né una colpa, non è nulla, cioè è il destino, il caso. È andata così, non me l'hanno chiesto, non ho suonato.